di sistemi temporaleschi significativa che si potevano condurre poche sperimentazioni future tempeste che avevano il potenziale per raggiungere la terraferma. Nel 77 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, abbiamo appena letto, ha adottato una risoluzione di vietare l'uso ostile di tecniche di modificazione ambientale. La risultante convenzione sul divieto di uso militare di qualsiasi altro uso ostile di tecniche di modifica ambientale, ENMOD, Environment Modification, ha impegnato i firmatari ad astenersi da qualsiasi uso militare o altro ostile di modifiche meteorologiche che potrebbe causare effetti diffusi di lunga durata o gravi. Dice altre affermazioni, ma quello che mi interessa è trasmettervi che cosa? La certezza che la geoingegneria esiste. Tipo, il pomeriggio qualcuno mi ha chiamato, mi ha detto: ma tu quali prove hai? Ha detto: vieni che le ascolterai le prove quali sono. Che la gente si rifiuta, c'è un rifiuto ad accettare ciò che sta accadendo nei nostri centri. E quindi io accetto con piacere, appunto, di relazionarvi e percorro tantissimi chilometri. Il 14 sono stato a Bolzano, sono stato a Bologna, sono stato a Verona, il 31 sarò a Paolo a Cosenza, poi andrò ad Aosta. Dove mi chiamano vado, perché evidentemente c'è un nucleo, una comunità che è interessata, preoccupata e vuole saperne di più. Quindi, in virtù del fatto che io ho prestato un giuramento, e questa non è retorica, siamo in tanti militari che ho prestato un giuramento, ma c'è chi ha fatto quel giuramento come se l'avesse fatto sul giornaletto di Paperino. Per me invece è importante quella formula che nell'83 pronunciai, ed ecco il motivo per cui mi spendo affinché gli italiani possano comprendere cosa sta succedendo nei nostri centri. Poi abbiamo un documento della RAND Corporation. La RAND Corporation è un think tank, sarebbe un pensatoio, sarebbe un insieme di scienziati, intellettuali che dettano in qualche modo la linea politica degli Stati Uniti. E che cosa dice la RAND Corporation a tal proposito sulla geoingegneria? Dice: breve storia del cambiamento climatico dal 46. Ed immaginate da quanto tempo si parla di cambiamento climatico. La registrazione scritta sulle modifiche meteorologiche è permesso, parla da sola, quantità di informazioni ci stanno. Questa formidabile raccolta di tutta la letteratura mondiale organizzata è pubblicata per la National Science Foundation come un speciale contenitore Bibliography on Weather Modification. Hanno fatto una raccolta di tutte quante le informazioni, le pubblicazioni sulla modificazione del clima dell'americano laboratorio meteorologico e geografico della Meteorological Society Abstract Astrophysics. La RAND Corporation ha ulteriori analisi e ha analizzato la letteratura per fornire, si spera, cronologia significativa e quantitativa dell'attività di modificazione del clima meteorologico dal 1946. E abbiamo un altro documento che dice che la geoingegneria, la manipolazione del clima, esiste. Cosa abbiamo anche a riprova, documentazione che la geoingegneria esiste? Ho qui con me 18 report della CIA. La CIA è Central Information Agency, diciamo la più importante organizzazione di intelligence degli Stati Uniti, all'interno degli Stati Uniti, e poi c'è la CIA all'esterno, la NSA all'interno, sì, National Security Intelligence Agency. Dunque, 18 report, dicevo, che parlano appunto di geoingegneria, di cui ho fatto un dossier praticamente, che ho messo a tutti a disposizione, dove
All'interno di questo report in particolare del 1970 parla della corsa che c'è stata tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, perché anche l'Unione Sovietica su questo ha fatto molta attività, molta sperimentazione. Quindi i report della CIA sono assolutamente, voglio dire, inoppugnabili, non si può dire che non siano veri. E che cosa dice in qualche passaggio? Molti hanno applicazioni economiche significative, tecniche di successo per aumentare le precipitazioni o dissipare forti tempeste, che gioverebbero considerevolmente all'economia di un paese, ma potrebbero anche supportare operazioni militari. Le tecniche di dissipare, potenziare la nebbia, le nuvole, potrebbero avere importanti applicazioni militari, in particolare operazioni tattiche di pelliccia, io questo non so cosa significa, ancora maggiore militare ed economico, ma oltre che politico si potrebbe trarre vantaggio da un metodo efficace per modificare il clima. Questo rapporto discute i progressi sovietici nella modifica del tempo e del clima, che aggiorna un precedente studio sul tempo e le modificazioni climatiche pubblicato nell'agosto 85. Poi, cos'altro vi posso dire di interessante? Anche la sperimentazione sovietica su forti tempeste e la modifica di grandissimi sistemi meteorologici in fase iniziale, e i sovietici non hanno progetti noti paragonabili per dimensioni o complessità al progetto statunitense Storm Fury per modificare gli uragani. Ecco. E qui ci allacciamo anche a delle sperimentazioni militari fatte dagli Stati Uniti. Abbiamo prima citato l'operazione Popeye nel Vietnam, ma prima del 66 ci sono state altre sperimentazioni. C'è stata la sperimentazione Cumulus, la sperimentazione Storm Fury, la sperimentazione Operation Luck, Operation Giurugiada. E c'è stata adesso a memoria non me ne ricordo, una decina comunque, Cirrus, anche l'operazione Cirrus. Quindi che cosa hanno fatto? Hanno appunto in alcuni casi sperimentato sugli uragani che cosa sarebbe successo facendo un determinato intervento, ma la cronaca ci dice che ci sono state devastazioni con il Cumulus e il Cirrus, che hanno portato numerosi danni, devastazioni e morti. Ma questo poi si è scoperto anni dopo, quando sono state fatte delle inchieste e messe alle strette, i militari hanno dovuto confermare che hanno fatto le sperimentazioni, ma non solo dal punto di vista della modificazione del clima. Hanno fatto sperimentazioni di guerra biologica e chimica, hanno irrorato particelle di ogni tipo sulla popolazione per comprendere quanto tempo avrebbe impiegato una determinata particella ad arrivare al suolo, che effetti avrebbe avuto sulla salute umana. Cioè, delle cose orribili che purtroppo fanno parte della storia, ed è tutto vero. Ma di questo comunque poi se ne può parlare in un'occasione ad hoc, parlare proprio di questo aspetto. Quindi, dicevo, abbiamo i 18 report della CIA, eccoli qua, e poi arriviamo anche in Italia. In Italia sappiamo tutti che c'è stata l'alluvione di Firenze, noi la riconosciamo così, io sono del 65, l'alluvione di Firenze, come la chiamano, è caduta nel 66. Io per caso, girando tra le carte della NASA, perché avevo trovato dei documenti, avevo fatto un'intervista sulla NASA perché era emerso che avevamo fatto delle sperimentazioni con litio e sono in possesso anche di una registrazione di un funzionario, adesso non so se un funzionario o uno scienziato, insomma, della NASA, il quale a una giornalista confermò che avevano fatto sperimentazioni con il litio perché la NASA voleva capire come andassero i venti, così l'hanno giustificata. E quindi
girando tra la documentazione della NASA, mi sono imbattuto su una questione che riguarda l'Italia, di cui nessuno ne ha mai parlato, ne sto parlando io. Quando l'ho appresa, mi si è accapponata la pelle. Quindi quella che dicono alluvione di Firenze, in realtà è una alluvione che ha colpito tutto il centro nord Italia. Nel 66, detto dalla CNR, dunque il CNR, adesso vi leggo i documenti, si è fatto approvare un brevetto per la manipolazione del clima, e a gennaio 66 fino a giugno 68 ha fatto la sperimentazione, quindi proprio combacia con il periodo della devastazione dell'Italia. E all'epoca c'era Aldo Moro Terra. Aldo Moro Terra, che casualmente ha preso per la fiducia a gennaio 66 e decaduto a giugno 68. Allora, questa è una coincidenza fortuita, non la voglio correlare con l'alluvione che c'è stata nel 109. Quindi, che cosa andiamo a leggere? Allora, intanto abbiamo il brevetto US Stati Uniti numero 36309500A del 21 novembre 68, ma la sperimentazione è iniziata a gennaio, lo dicono loro, il CNR, in un comunicato della NASA che ora vi leggerò. Il titolo di questo brevetto è composizioni combustibili per la generazione di aerosol irrorazione particolarmente adatte per la modificazione delle nubi, il controllo meteorologico e il processo di aerosolizzazione. Quindi, quando qualcuno ti dirà che sono fake news e falsità, gli fa vedere il documento, il brevetto del CNR del 66 e gli dici di andare a studiare perché pecca di ignoranza. E cosa dice questo brevetto? Vi leggo qualcosina perché è molto corposo e non vi voglio annoiare. Una composizione combustibile per la generazione di aerosol per il controllo e la modifica delle condizioni meteo costituite da una sostanza facilmente ossidabile selezionata dal gruppo formato da alluminio, magnesio, metalli alcalini e alcalino terrosi, un agente ossidante selezionato dai gruppi costituiti da zolfo, composti che forniscono zolfo, nitrati organici e inorganici, clorati e percolati e metalli alcalini e ammonici, diciamo tutta salute, diciamo aerosol per la nostra salute. Sì, ma ti mando tutta la documentazione nel canale Rumble, andrete nella descrizione, troverete tutto lì, quindi ti potrai divertire. L'invenzione in particolare riguarda una composizione combustibile per la generazione di aerosol per il controllo e la modifica del clima, all'interno lo conferma. Che vuol dire combustibile? Che viene inserito all'interno del carburante dei velivoli. Chiaro, no? Quindi. E poi, a tal proposito, che cosa vi leggo? Allora, sappiamo che c'è un brevetto della NASA. Vi ho dato le indicazioni della matricola, quindi se andate in rete lo trovate. Link dal sito della NASA, la notizia, che sono gli stessi inventori che l'hanno scritto, che sono Henry Papay, Alberto Montefinale, Gianna Petriconi e Tadeusz Zawicki. Un test, e quindi questo è stato pubblicato dicembre 1970, quindi 2 anni dopo la sperimentazione, la fine della sperimentazione, che adesso vi parleremo anche di questo. Allora, che cosa dice questo bollettino, questo comunicato? Il titolo è un test sistematico biennale di alcuni nucleanti di semina delle nuvole di recente sviluppo in condizioni orografiche. Un esperimento sistematico di semina delle nubi è stato condotto sui colli preenestini a est di Roma nel periodo compreso tra gennaio 66 e giugno 68.
L'obiettivo era determinare se l'uso di nuclei di condensazione giganti monodispersi, qui non dicono i metalli, altrimenti la gente poi capirebbe, no? Nuclei addensanti, invece sappiamo che sono metalli, l'abbiamo citati. Nuclei addensanti di condensazione giganti monodispersi che emettono elettroni, i nuclei che formano ghiaccio, entrambi recentemente sviluppati dai nostri laboratori. Vedi, l'ha detto, ecco, il brevetto, recentemente inventato dai nostri laboratori. Potrebbero aumentare la precipitazione su un'area circostante al sito di dispersione dell'aerosol. Il metodo di valutazione ha previsto il confronto delle precipitazioni cadute nella settimana successiva all'intervento aerosolizzazione di circa 15 kg di particolato. Alle precipitazioni raccolte nelle due settimane successive a tale periodo, i risultati mostrano che, nonostante una quantità relativamente piccola di nuclei utilizzati per l'operazione di semina, e nonostante una progettazione apparentemente handicappata della valutazione di tali dati, io non capisco che vuol dire valutazione handicappata, penso sottodimensionata, no? Associati a quei periodi di tempo, ascoltate, indicano aumenti significativi durante l'estate e l'autunno e diminuzioni significative durante la stagione invernale nell'area considerata. Quindi ammettono che hanno irrorato e che ci sono state precipitazioni significative. E qui abbiamo il brevetto e il comunicato stampa del CNR. Poi, questo è sempre il brevetto, poi il 4 novembre 96 c'è stata l'alluvione, poi nel 6 aprile del 63, il 6 aprile del 2016 c'è stato un comunicato dell'almanacco del CNR, il quale dice, per diciamo ricordare un po' l'evento, la tragedia, no, qui abbiamo capito, no? Abbiamo il comunicato stampa della NASA che dice che hanno fatto la sperimentazione. Guardate che cosa dicono sull'almanacco, preso uno stralcio, ma poi sarà interessante leggerlo tutto. Il solo radar per la stima della precipitazione in atto era quello dell'aeronautica militare presso l'aeroporto di Fiumicino, mentre la rete di stazioni meteo a terra era molto scarsa. C'era solo il satellite USA degli Stati Uniti, ESSA II, i computer avevano una bassa potenza di calcolo, le previsioni meteo si limitavano a bollettini con le previsioni, con le rivelazioni delle variabili atmosferiche tra gli osservatori meteorologici sparsi sul territorio, e per le previsioni non esistevano modelli meteo sofisticati. E ai tempi, che non c'era tutta la strumentazione di oggi, c'erano delle stazioni meteo dove l'aeronautica, nei punti più strategici del paese, c'erano gli osservatori, i marescialli di turno, i sottufficiali che si affacciavano, come il tempo oggi, nuvoloso, no, è pulito, e quindi davano le informazioni ogni ora, e che era questa la rilevazione del cambiamento, diciamo, delle previsioni meteo del tempo. Le piogge persistenti interessarono Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, nord-est d'Italia, in particolare Trento, Belluno e Venezia, che ebbe 194 cm d'acqua che non si ricordava a memoria d'uomo, frane, esondazioni e inondazioni in tutta l'area. Ora, questi signori del CNR, che sono stati gli inventori del brevetto, che si sono vantati di aver fatto la sperimentazione felici della risultanza, bene, contestualmente in quel periodo, io non voglio dire che sono stati loro, ma mi auguro che qualche magistrato voglia aprire un'inchiesta su questa faccenda, perché la coincidenza è lapalissiana, anche perché l'hanno dichiarato loro che hanno fatto la sperimentazione. Questo scherzetto ha causato 118 morti, 78.000 sfollati e 1.000 miliardi di lire del danno dell'epoca. Quindi abbiamo vissuto sulla nostra pelle la sperimentazione di geoingegneria, quindi quelle persone che
si stampano sul viso quel sorriso beffardo, quel ghigno quasi per dire ma tu sei un matto fuori di testa, dovrebbero veramente riflettere su quanto stiamo dicendo, perché proprio alla luce di sperimentazioni spregiudicate ci stanno a dimostrare che chi ci governa di noi non gliene frega niente. Questo è chiaro. Poi a questa sperimentazione si aggiunge anche un'altra sperimentazione. Prima ne parlavo con una signora che nel 2002 il nostro governatore Fitto, non l'ho portato questa documentazione ma sta sempre in quei file che vi manderò, nel 2002 in Puglia, anzi nell'88 voglio dire, in Puglia c'è stata una sperimentazione con l'università di Tel Aviv. Era Totò Fitto, mi pare si chiamasse Totò, il padre, nell'88, Salvatore. Fece la sperimentazione con l'università di Tel Aviv e abbiamo un documento dell'università di Tel Aviv che lo dice. Io ho fatto una ricerca sull'area, non si trova niente che è stata fatta, però questo prezioso documento che ho stampato. Nel 2004 il figlio Fitto, l'attuale ministro dei rapporti con il Parlamento europeo, ha attuato una sperimentazione denominata Progetto Pioggia, che se andate in rete troverete le informazioni, stanno ancora lì, anche se ho stampato tutto, questa volta con la collaborazione dell'Aeronautica Militare. Il generale Nania all'epoca era direttore del servizio meteorologico dell'Aeronautica, che nel frattempo era andato in pensione ed era nella struttura, nell'organizzazione della Tecnagro, un'azienda che si occupava appunto di operazioni di geoingegneria. E sono stati 2 anni in cui hanno irrorato ioduro d'argento come se non ci fosse un domani. Meno dicono ioduro, poi bisognerebbe andare a cercare nelle gare d'appalto eccetera se hanno irrorato dell'altro, perché nella 2016, se non vado errato, la Adriana Poliportone pubblicò su Facebook un tweet dove disse: xylella, chiedete agli americani, ne sanno qualcosa con le scie chimiche. Poi ha ritratto, ma comunque l'ha detto. Allora, parlando di geoingegneria, dovete sapere che sono stati realizzati, approvati 175 brevetti di intervento di manipolazione del clima. E un anno fa, purtroppo, sono venuto a conoscenza che stanno impiegando anche il grafene. Abbiamo sì, un brevetto del 2020. Sì, ma mi è stato detto che il grafene ce lo faranno prendere anche con il caffè, con i dolci, perché oramai è il futuro. Quindi facciamo attenzione a quello che mangiamo. Quindi sì, purtroppo c'è un brevetto che utilizza il grafene e lo dice un sito statunitense di tutto rispetto chiamato PubMed, dove vengono pubblicate tutte quante le relazioni e scoperte scientifiche di un certo rilievo. E guardate che è molto corposo, guardate che documento. Crea un allarme proprio sull'impiego del grafene attraverso la geoingegneria in sostituzione dello ioduro d'argento perché è ritenuto troppo costoso. E quindi sì, vanno anche loro a risparmio, diciamo che questi umani li possiamo pure trattare col grafene, non c'è problema. Poi c'è un altro brevetto, di cui ho parlato anche a Telecolo, anche di questo, dove l'anno scorso hanno brevettato di irrorare anche batteri e antibiotici. Ci facciamo mancare nulla, anche i batteri. Batteri impiegati per creare la grandine. Ecco, io chiedo ai presenti, ma secondo voi l'utilità della grandine quale può essere? Distruggere l'economia agricola di qualche. Cioè,
Io posso accettare far piovere, vabbè, anche se sono contrario, perché secondo me il clima non si deve mamma. Vabbè, dice, dissipiamo le nubi perché sta piovendo troppo, dissipiamo le nubi. La neve per chi vuole andare a sciare, l'economia, va bene, la geoingegneria per la neve, ma la grandine, a chi può giovare? Quindi è venuto fuori il primo brevetto per la realizzazione della grandine. Quindi quelle palle da tennis, quei cocomeri, le pupunette le chiamavano, no? Che cadono dal cielo, che li chiamano chicchi di grandine, dovete sapere che purtroppo la grandine si può creare a comando. Quindi così come si può creare l'alluvione, e qui ce lo dice la storia, con quella che chiamano l'alluvione di Firenze, ma in realtà di tutto il centro nord, si può creare anche la grandine. Allora, siccome c'è un maresciallo dell'aeronautica un po' impazzito che gira l'Italia, che racconta un sacco di fesserie, dice Open, no? Vediamo invece cosa ne pensa un premio Nobel. William Nordhaus, che ha preso il Nobel per le scienze economiche nel 2018, appena preso il premio Nobel, ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti quanti, diciamo, i grandi pensatori, i grandi padroni che si sentono del pianeta. Lui dice che la geoingegneria è un obiettivo così aggressivo che renderebbe l'umanità molto peggiore che se ci fossimo semplicemente adattati al cambiamento climatico senza misure governative. Allora, voi mi direte, ma che c'entra un premio Nobel delle scienze economiche col cambiamento climatico e con la geoingegneria? Invece c'entra. Questo premio Nobel, che è inserito perfettamente nel recinto del sistema, come si viene chiamato, no? E che crede fortemente nel riscaldamento climatico, qui voglio avere una parentesi. Esiste il riscaldamento climatico nella misura in cui esistono anche le glaciazioni. Quindi è una... La questione legata al riscaldamento è una questione naturale, io su questo l'ho studiata proprio sul sito della NASA, perché poi dovete sapere che fino al 2015 il mainstream così chiamato, tra cui Sky News, Rai News, Official Post, Daily Mail, hanno parlato di glaciazione. Hanno parlato di glaciazione. Io ho tutto stampato, tutto salvato, ho fatto anche delle interviste su questo. Poi a un certo punto ho detto no, ci siamo sbagliati, c'è riscaldamento. Posto che di riscaldamento qualcuno ne parlava già nel 92-93, quindi si sono un po' incartati su sta cosa. Per cui lui che cosa dice? Posto che il riscaldamento c'è, che non è ad opera dell'uomo, secondo Zichichi, che l'uomo inciderebbe appena il 5%, è un fattore naturale che dipende dal sole. Andare a intervenire per raffreddare crea solo devastazioni e danni. Conviene più che gli umani, l'uomo si adegui a questo riscaldamento piuttosto che intervenire. E lui dice, a partire dal 2016, il modello prevedeva che il riscaldamento globale senza sosta avrebbe raggiunto sopra i 4 gradi entro il 2100. Quindi, lui che cosa dice? Che praticamente l'attività di geoingegneria, casa green, carbon tax, auto elettriche, città in 15 minuti, quote carbonio, quello che andrete a fare, che volete fare, secondo i miei calcoli, andrebbe ad abbassare di appena mezzo grado su 4 gradi, quindi non servirebbe a niente. Con il risultato, lui dice, lui fa il calcolo della serva, e lui è un economista matematico, e dice, allora dice, almeno a partire dalla sua calibrazione nel 2007 ha stimato che un tale obiettivo politico renderebbe l'umanità più povera di 14 trilioni di dollari rispetto a non fare nulla per combattere il cambiamento climatico. Inoltre, l'entità di 14 trilioni di dollari dei danni netti derivanti dalla politica sbagliata, compreso quello, sono aerovie così.
non esistono, e non esistono neanche aerovie, certo. Qualcuno mi ha detto, ma quello è un aereo in attesa che deve atterrare. Sì, ho detto, bello mio, aspetta un attimo. Allora, il sito dell'aeronautica dice, e sta ancora lì, il giovane capitano, io ho invitato lo Stato Maggiore dell'Aeronautica a rimuovere quel video perché è una vergogna per l'aeronautica militare, che dice che le scie di condensazione si formano a 8 km di altezza minimo, quindi parliamo di 24.000 piedi, a meno 40 gradi, quindi ci deve essere meno temperatura di 40 gradi, anche meno, quindi già superiore a 38-39 gradi non si verificano, e una temperatura almeno del 70%. Quindi l'aereo che gira per atterrare non sta a 8.000 metri, a 8 km, starà a un chilometro e mezzo. E tu, bello mio, che tu mi dici una cosa del genere, non solo fai una brutta figura, no? Ma ti palesi per una persona molto superficiale, perché prima di parlare non pesi le parole. Quindi, quelle aerovie, in questo modo, non esistono. È altro. E siccome abbiamo documentazione che parlano anche di esperimenti militari, eccetera, e poi adesso arriva anche la ciliegina sulla torta, noi dobbiamo cominciare a riflettere su quello che dice questo maresciallo, perché parla su base di documenti, perché altrimenti se non avessi questi documenti fuori ci sarebbe qualcuno pronto a farmi un bel TSO, no? Quindi io cammino sempre con la scorta, con i documenti. E quindi, tornando a quello che dicevo a proposito delle Nazioni Unite, il Messico, che ha ospitato la conferenza delle Nazioni Unite del 2016, il 13 gennaio 2003 ha pubblicato sul suo sito, ed è ancora lì, l'informazione secondo la quale ha vietato l'attività di geoingegneria solare sui suoi cieli. La geoingegneria è divisa in due branche. Abbiamo la geoingegneria solare e cloud seeding. Fino ad oggi abbiamo parlato, fino a questo abbiamo parlato del cloud seeding, l'inseminazione per far piovere, non far piovere, far grandinare, abbiamo citato il brevetto, eccetera, e creare alluvioni. E poi c'è la geoingegneria solare, che è una, diciamo, attività piuttosto recente rispetto al 1891, che ha avuto piede agli inizi degli anni 90, quando il vulcano Pinatubo, la colpa del vulcano Pinatubo, che se non avesse fatto quell'eruzione con lo zolfo, avesse abbassato la temperatura, magari qualche pagliaccio di turno non si sarebbe inventato che c'è riscaldamento climatico, quindi questi umani hanno diritto a stare freschi, dobbiamo fare qualcosa perché gli umani devono stare freschi, non si deve riscaldare il clima, no? E quindi hanno cominciato a parlare, dice, ma sai che c'è? Che quasi quasi il vulcano sta dicendo giusta, ritroviamoli con un po' di zolfo, qua già che ci mettiamo un po' di metalli, no? E arricchiamo un po', diciamo, l'aerosol. Per cui è una questione piuttosto recente, che Edward Teller nel 96 ad Erice, presente era Zichichi, 97, spiegò, insomma, propose la tecnica di irrorazione attraverso geoingegneria per oscurare il sole, per mitigare il riscaldamento climatico. Questo lo pubblicò anche ampiamente il Corriere della Sera, il documento che ho stampato, per cui nessuno può negare che la geoingegneria solare non si stia praticando, solo che si sta praticando di nascosto. Ma tuttavia abbiamo il Messico che dice stop alla geoingegneria solare, all'oscuramento del sole, salvo la geoingegneria cloud seeding, quella hanno detto se non ci serve inseminiamo e facciamo piovere. Perché ci sono stati, io ho vissuto in Medio Oriente per un po' di tempo, negli Emirati, Kuwait, eccetera, e ci sono degli stati tipo il Kuwait, appunto l'Arabia Saudita, che della attività di geoingegneria per far piovere ne fanno un uso normale.
Ma c'è una differenza tra l'Italia e loro. Loro lo dicono, fanno un bollettino, il governo, e dice dal al si praticherà attività di geoengineering per far piovere in quelle aree, il giorno, l'ora, cioè praticamente informano in trasparenza, tutti stanno tranquilli perché sono informati, non fanno cose di nascosto come da noi. Poi, a proposito della geoingegneria, dell'aerosol, vi devo informare che nel 2001, molti lo sanno, c'è stato l'accordo tra Berlusconi e Bush per appunto la sperimentazione della geoingegneria nei nostri cieli. È un documento che è stato tenuto sempre segreto e riservato, ma esiste. E quindi fu fatto questo accordo, e da quel momento poi in Italia sono cominciate appunto le sperimentazioni. Leggo un passaggio. Dunque, nel 2001 a Genova Silvio Berlusconi e Bush siglarono un accordo segreto sulla sperimentazione climatica in violazione della convenzione EMOD dell'ONU, che abbiamo letto, ratificata dalla legge italiana 962 del 1980, ma mai ratificato dal Parlamento italiano. Vedi l'ambiguità dell'Italia poi, no? Sempre così ambigui. E attività che è stata confermata dal governo Meloni, è stata confermata dal governo Meloni il 17 gennaio 2023, dove praticamente tra i vari punti dell'accordo dice, ce n'è uno che ricalca quello del 2001 tra Berlusconi e Bush, in due parole dice cambiamento climatico, l'impegno con gli Stati Uniti, cambiamento climatico e mitigazione. Per me queste due parole significano geoingegneria, non ci sono altre spiegazioni. Quindi hanno cercato di mettere delle parole innocue, ma cambiamento climatico e mitigazione significa attività di geoingegneria. Ora, di geoingegneria solare ne ha parlato anche la Royal Society. La Royal Society è una associazione, un'aggregazione, una rivista, una pubblicazione che risale al 1660, su cui ha scritto anche Isaac Newton, quindi molto. E il 28 dicembre 2014 ha pubblicato questo documento, non vedo molto corposo, che traccia uno spaccato dell'attività di geoingegneria solare nel mondo. Non dice il positivo né il negativo, narra la situazione. Mappatura del panorama dell'ingegneria climatica, 825 pubblicazioni, insomma fa uno spaccato molto interessante che ovviamente invito tutti a leggere, e poi c'è la parte tradotta in italiano che ho fatto io e la parte in inglese originale, dove a un certo punto poi arriva al punto in cui dice ma chi finanzia, chi paga? Allora, aziende che forniscono, scusate un attimo, praticamente dice che tra i finanziatori, tra i vari, diciamo, queste sono le aziende, le sigle, SRM Solar Radiation Management, eccolo qua, ce l'avevo sotto gli occhi, quando la cerchi. Allora, dice le reti di finanziamento della geoingegneria, quindi ammette la Royal Society che la geoingegneria esiste e ha pure finanziato. Ascoltiamo. Le informazioni sugli enti finanziatori sono disponibili solo per il 34%, quindi gran parte la tengono nascosta.
dai nostri dati del 2008 in poi e richiedono un'ampia pulizia. Tuttavia, le informazioni di circa 319 organizzazioni elencate nei riconoscimenti di finanziamento forniscono utili informazioni sulle reti di finanziamento alla ricerca sottostanti e comunemente nascoste. Sulla base dei dati di pubblicazione disponibili, il finanziamento della ricerca sulla geoingegneria climatica è dominato da USA National Science Foundation, UK Natural Environment Research Council, Commissione Europea, soldi nostri, Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, la NASA, National and Natural Science Foundation della Cina. Ciò rivela una concentrazione più stretta attorno alla Commissione Europea e alla NASA. Dice che la Commissione Europea è molto impegnata su questa attività, ci tiene molto. La letteratura scientifica sull'ingegneria climatica in generale, ma anche quella sull'SRM, Solar Radiation Management, cioè gestione della radiazione solare, che significa irrorazione, quindi scie chimiche, e in particolare è dominata dalla ricerca di enti finanziatori pubblici. Tuttavia la ricerca è sostenuta anche da organizzazioni non governative. Ci sono i finanziatori governativi e poi ci sono i filantropi e il Fund for Innovation, Climate and Energy Research e Pfizer, FICER, finanziato da una donazione OX. Bill Gates. Anche Bill Gates c'ha lo zampino nella geoingegneria. Lo dice la Royal Society, aspetto querele e denunce. Mayhem Foundation Thor Nisling per la ricerca sulla geoingegneria degli spruzzi marini e dell'albedo delle nuvole marine. Vorremmo sottolineare che le decisioni sulle collaborazioni sono tipicamente prese da singoli ricercatori e la segnalazione di collaboratori può essere limitata. Queste reti sono nascoste alle organizzazioni che finanziano la ricerca e nascoste al di là delle collaborazioni immediate dei ricercatori stessi. Quindi, abbiamo anche la Royal Society che dice, cara Open, la geoingegneria esiste ed è pure finanziata dalla Commissione Europea e da Bill Gates. Quindi mettiti l'anima in pace e studia, perché pecchi di ignoranza. Quindi il maresciallo è accompagnato da tante fonti, fonti militari, il Pentagono, l'ONU, Parlamento Europeo, che adesso lo guarderemo, la Royal Society, anche Harvard. Ho beccato un filone di informazioni che racconterò su Telecolor, sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 documenti di Harvard che parlano dell'attività di geoingegneria. Vi prendo solo il primo per non annoiarvi, poi comunque seguitemi su Telecolor che l'ascolterete in diretta. Dice, da chi è gestita l'attività di geoingegneria nell'area di influenza dell'anglosfera? Lo dice il titolo, eh? Produrre ricerche che facciano avanzare la frontiera scientifica e tecnologica della geoingegneria solare, pubblicando documenti di grande impatto e diffondendo idee che vengono riprese da altri ricercatori e programmatori di ricerca governativi. Il progetto di ricerca prevede la costruzione di una comprensione più ricca di SRM, impiegando l'economia, la scienza, la politica e la teoria delle decisioni comportamentali per caratterizzare i driver e gli ostacoli allo sviluppo e all'implementazione dell'attività di geoingegneria solare. Il programma di ricerca sulla geoingegneria solare è finanziato dalle seguenti fondazioni e individui. Qui abbiamo un altro elenco che non vi voglio annoiare, saranno almeno una cinquantina. Quelli che mi sono balzati agli occhi più di tutti è The Open Philanthropy Project. Open mi richiamo qualcuno. Il centro Wired per gli affari internazionali
e ops, Bill Gates. Quindi abbiamo la riprova da Harvard che Bill Gates ci tiene molto agli umani e ci vuole tenere al fresco oscurando il sole. Il maresciallo è anche accompagnato da un documento dell'Organizzazione Mondiale della Meteorologia, che, per chi non lo sapesse, è una branca dell'ONU, è un'agenzia dell'ONU, come l'OMS, come la FAO, tutte le agenzie sovranazionali. E che cosa dice questo documento? Dice praticamente seminare il cambiamento nella modificazione meteorologica a livello globale del 2017, dove fa uno spaccato della situazione e dice, racconta proprio come si sviluppa, come, ecco, vediamo un po' cosa vi posso leggere. Vabbè, la parte iniziale: programmi operativi per modificare il clima, tra cui disperdere la nebbia, aumentare la pioggia, le nevicate, sopprimere la grandine. Qua parla di soppressione di grandine, ma abbiamo il brevetto che dice che si può creare la grandine. Si stanno svolgendo in più di 50 paesi in tutto il mondo, dalla scoperta alla fine degli anni 40. Qui dice un'inesattezza, perché il primo brevetto è del 1891. Vabbè, prendiamo per buona la fine degli anni 40, quindi stiamo parlando di una bella cifra, non è una scoperta dell'ultimo giorno. Che i cristalli di chioduro d'argento possono formare cristalli di ghiaccio in parte del vapore acqueo. Gli scienziati hanno lavorato per capire come alterare il modo in cui l'acqua si forma e si muove all'interno di una nuvola. Nonostante decenni di ricerca, un profondo scetticismo circonda ancora il cloud seeding, in parte a causa della difficoltà di verificare l'efficacia della tecnica stabilendo causa ed effetto, data la complessità e la variabilità dei sistemi meteorologici. Continua, dice che è una pratica che negli Emirati Arabi si fa in modo, come vi ho già detto, in modo regolare, e che l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia segue con molto interesse tutta questa attività. E gli Emirati Arabi sono stati vincitori del programma di potenziamento della pioggia, hanno annunciato i vincitori il 17 gennaio appunto del 2017, presero il premio come impegnati nell'attività di cloud seeding. E ora voglio chiudere con la ciliegina sulla torta, perché praticamente Walkie Smith, che è un docente della Yale University, il 23 novembre 2018 ha pubblicato su Yop Science un articolo in cui sostiene che le attività di geoingegneria sono espletate nell'ambito della segretezza e sono già stati fatti conti relativi ai costi per oscurare il sole fino al 2100. Questo è il piano studiato da Walkie Smith e pubblicato da Yop Science, che è una diciamo un sito dove si pubblicano riviste scientifiche di un certo spessore, in cui ha collaborato anche la Yale University. Allora vi leggo qualche passaggio, perché è molto importante quello che vi vado a leggere. Quindi dice: definiamo un futuro scenario di implementazione della geoingegneria solare per dimezzare l'aumento del forcing radiativo antropogenico. Qui dice che praticamente, secondo loro, i cattivoni cattivi sono gli umani che stanno riscaldando il pianeta. Quindi, siccome gli umani sono cattivi, dobbiamo fare qualcosa per raffreddare e salvare il pianeta. Quindi parla di forcing radiativo antropogenico a partire da 15 anni, dispiegando materiale ad altitudini a 20 km d'altezza. Proprio chiaro, dice, disperdere materiale. Dopo aver esaminato un elenco esaustivo
di potenziali tecniche di spiegamento, ci siamo accordati su un sistema di consegne basato su aereo. Ha scoperto, insomma. Nessun progetto di aeromobile esistente, anche con modifiche estese, può raggiungere ragionevolmente a svolgere questa missione. Cioè, 20 km d'altezza, vale a dire 60.000 piedi, attualmente non ci sono velivoli che arrivano. Ma anche per una questione di sicurezza di salute del pilota, molto pericoloso. Quindi, tuttavia, concludiamo che lo sviluppo di una nuova nave cisterna ad alta quota, appositamente costruita con notevoli capacità di carico, non sarebbe né tecnologicamente difficile né proibitivamente costoso. Quindi dicono, sai che c'è, siccome gli aerei di adesso volano un po' bassi, e spiegheremo perché vogliono arrivare a tale altezza, qui parla di 20 km, ma c'è stato un aggiornamento, due aggiornamenti ci sono stati, gennaio e settembre 2022, dove nel primo dicono no, facciamo 25 km d'altezza nella stratosfera, aumentiamo di 5 km, e l'altro è di accelerare perché il riscaldamento sta andando avanti, bisogna intervenire subito. Questi sono gli aggiornamenti. Quindi fanno i costi da qui al 2100 per oscurare il sole. Dice, all'inizio dell'anno 1500 tonnellate di materiale distribuito risultano in costi medi a 25 miliardi l'anno per i primi 15 anni di distribuzione. Calcoliamo ulteriormente il numero dei voli, 4.000 voli nel primo anno, aumentando linearmente di 4.000 voli negli anni, e concludiamo sostenendo che sebbene economico un tale programma basato su aeromobili difficilmente sarebbe un segreto, data la necessità di migliaia di voli all'anno da parte di aeromobili delle dimensioni di un aereo di linea che operano su una serie internazionali di basi. Quindi dicono, noi sì, vogliamo irrorare per salvare gli umani, no? Però dobbiamo fare nel segreto, perché non tutti gli stati sarebbero d'accordo. Su una parte sì, perché sono sotto la NATO, là si decide, si fa. Però vagliela a dire alla Russia, vagliela a dire all'Iran, vagliela a dire alla Cina, sai, noi vogliamo salvare i vostri umani, li vogliamo irrorare. Quindi devono sorvolare gli spazi aerei di quegli stati. E siccome lo spazio aereo dal suolo all'infinito appartiene alla nazione, con i sistemi di difesa aerea, se vanno degli aerei li vedono e nascono dei problemi. Dobbiamo escogitare qualcosa. E che cosa hanno escogitato? Intanto hanno detto già che devono costruire dei velivoli appositi. E questi velivoli appositi, c'è anche la denominazione e anche il disegnino, si chiama SAIL, Stratospheric Aerosol Injection Lofter. Sono degli aerei che hanno un'apertura, progettare un'apertura alare di 55 metri e lunghezza 46 metri, 250 metri di, diciamo, superficie quadrata, e devono volare a 25 km d'altezza, perché in stratosfera esistono dei venti che sono orizzontali, non ci sono venti che vanno dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Quindi che cosa succede? Con la sperimentazione che hanno fatto in Italia hanno capito che l'aerosol dura fino a un certo punto, poi cade. Infatti poi vediamo che il cielo si pulisce, no? Quando si ferma. Dobbiamo trovare un modo per rassicurare gli umani che oscuriamo il sole per fargli star bene, no? E quindi hanno pensato andare in stratosfera con queste aerocisterne che avranno due piloti, un addetto alla produzione dell'aerosol, perché a una certa temperatura, a una certa altezza si ghiaccia, quindi devono riscaldare per aerosolarizzare, e un tecnico che supervisiona tutti i lavori. E quindi
devono fare questi velivoli per arrivare a questa altezza con questa apertura alare, perché altrimenti ci sarebbero problemi di stabilità, e per portare un carico di 25 tonnellate di aerosol. Voi immaginate, vogliono creare una flotta di 100 aerei, ogni aereo deve fare 4.000 voli all'anno. E quindi qual è l'idea geniale? Creare una base presso l'equatore, nel Pacifico, presso l'equatore, magari l'avranno già individuata, lo dice il documento, presso l'equatore nel Pacifico, magari se riesco a trovarlo ve lo leggo, andare ai poli e irrorare ai poli. Perché ai poli? Perché ai poli non c'è controllo dello spazio aereo, che è un po' la terra di nessuno, chi li vede? Partono da questa isola, fanno percorsi sullo spazio aereo internazionale, perché sapete che ci sono le acque internazionali e lo spazio aereo internazionale non controllato da nessuno, no? Quindi cosa vuol dire acque internazionali? A 12 miglia dalla nostra costa posso stare una flotta di armi da guerra senza problemi, perché spazio aereo, cioè il territorio internazionale, chiunque può transitare. È lo stesso lo spazio aereo, per cui percorrendo spazio aereo non controllato, non di controllo, di pertinenza di alcuno stato, vanno ai poli, irrorano. Che cosa succede? Che l'aerosol a 200 km di velocità, anche più in orizzontale, immaginate in quanto tempo, poco tempo, si creerebbe una patina, e quella resterà lì per lungo tempo, non vediamo più il sole. Ma chi l'ha fatto? Nessuno sa niente, perché hanno fatto tutto nel segreto, nessuno li ferma. Per fortuna ha intercettato questo documento, di cui ne posso parlare e allarmare un po' la situazione. E quindi questa è la situazione. Ulteriore discussione. Allora, leggo un passaggio, dice: sebbene gran parte non dichiarata, una possibile preoccupazione che potrebbe essere alla base di questo disagio è ciò che si potrebbe chiamare le presunte proprietà di un motore segreto di un programma di implementazione, la prospettiva che l'implementazione di SAI, Stratospheric Aerosol Injection, è la procedura chiamata, perché in stratosfera si fa, anche su larga scala possa rimanere inosservata. La preoccupazione è, dice, noi dobbiamo fare in modo che nessuno ci noti. Qui ci concentriamo sulla rilevabilità del programma di distribuzione. Potremmo sostenere che dozzine di grandi aerei che effettuano molte migliaia di voli all'anno da più basi in diversi paesi renderebbero facilmente rilevabile un tale programma. Questo può valere anche nel primo anno, ci scoprirebbero subito. Un dispiegamento ipotizzato comporta una flotta iniziale di 8 velivoli appositamente costruiti che effettuano 8.000 voli, troppa attività di volo per non essere rilevata. Quindi dice, cominciamo già con 8 aerei, dice il programma, poi pian piano arriveremo a 100 aerei, da qui al 2100 hanno fatto i piani. Il nostro scenario ipotetico presuppone basi a 30 gradi nord, 5 gradi nord, 15 gradi sud, 30 gradi sud, quindi danno pure le coordinate. Nessun paese si avvicina a coprire un tale territorio. Nelle Americhe posizioni di base rappresentative includerebbero Houston, nella punta più settentrionale dell'Uruguay. Le basi africane coprirebbero quasi l'intero continente, con il Cairo in Egitto a 30 gradi e Sudafrica a 29 gradi, quindi capite quanti dati danno? Quindi qualsiasi operazione del genere richiederebbe il coordinamento tra diversi paesi, sia nell'emisfero settentrionale che in quello meridionale, vanificando ulteriormente la prospettiva che rimanga un segreto. Quindi si potrebbe ancora pensare di schierare il SAI.